È stata la serata dei grandi ospiti al Lucania Film Festival, la rassegna cinematografica pisticcese è giunta alla sua 16ª edizione. Il pubblico della kermesse ha potuto incontrare il regista Giovanni Veronesi e l'attore Elio Germano, che hanno parlato dei lavori passati e degli impegni futuri, riflettendo in particolare sul ruolo degli eventi locali come strumento per la promozione del cinema anche tra i giovanissimi e sulla scelta di molti ragazzi di lasciare l'Italia per cercare fortuna all'estero. In televisione non si fa più cinema, non si parla più di cinema, e non hanno avuto, come per esempio io, una televisione che magari insieme a Bud Spencer e Terence Hill, insieme a Il Ritorno al Futuro, facevano anche i film italiani. Per cui secondo me una delle risposte è l'organizzazione a livello locale di dare la possibilità, laddove la televisione non arriva, di far vedere dei film sia a livello storico che contemporaneo, soprattutto film che si fanno in Italia con i soldi degli italiani. Neanche quelli la televisione rimette in distribuzione, per cui è importante molto spesso che dei festival assolvano anche a questa funzione. Questo è l'aspetto che mi interessa. E per quanto riguarda il business legato intorno, insomma, si può fare anche un festival della porchetta, insomma. Prima di dire altre cose di cui poi dovrò. I bambini. Non so, proprio per quello dico, sai, io sono sempre a rischio. Sempre pensato, ogni volta che penso a un personaggio dico cazzo, questo sa Elio, lo farebbe bene, poi alla fine non mi è più capitato di riprenderlo nei film che ho fatto, anche perché lui ha preso una strada un po' diversa dalla mia, insomma, e poi invece appena ho avuto il personaggio giusto, che era quello di Ernesto Fioretti nel film L'ultima ruota del carro, ho pensato di chiamarlo e lui, come al solito, cioè come penso che faccia quasi sempre, non lo so, poi lo domanderete anche a lui, la cosa che gli interessa di più è capire che cosa lui può dare. E questa è una cosa che un regista, quando se la sente dire, dice, vedi, è intelligente, perché deve mettere qualcosa di suo, non soltanto una bella interpretazione, ma dare qualche cosina in più. Infatti, siccome il personaggio che lui interpretava è un personaggio realmente esistente, vivente, la prima cosa che mi ha chiesto, mi ha detto, guarda, fammi stare un paio di giorni con questo Ernesto e poi io ti dico se posso farlo o non posso farlo. Ha incontrato Ernesto e dopo un paio di giorni mi ha detto, ce l'ho, è mio. La prima volta eravamo, sì, appunto, a parte che ero molto giovane, quindi, vabbè, insomma, ovviamente erano due fasi della mia carriera completamente diversa, per cui non... Però con Giovanni mi sono trovato da subito bene, anche perché appunto è uno dei pochi che crede anche nel mio lato, come dire, meno serioso, e quindi come dire, abbiamo un modo di lavorare, almeno per quanto mi riguarda, in cui mi trovo molto bene, cioè dove non c'è un giusto confine tra, appunto, tra la serietà nella serietà del gioco, quindi non c'è una serietà su quello che facciamo, ma non c'è una seriosità, così come c'è la giusta leggerezza, la giusta, insomma, dose di... però con molto amore per quello che si fa nel film, è una cosa che, appunto, come tutti noi in ciascuno dei nostri ambienti di lavoro, è sempre molto difficile da trovare, perché magari gli altri sono mossi da interessi o cose che ti conviene fare questo lavoro per altri motivi. Invece, almeno per quanto mi riguarda, sui set di Giovanni ho sempre trovato uno spirito di, con grandissimi poi collaboratori, perché Giovanni sceglie sempre delle truppe incredibili. E quindi da subito, e poi devo dire che appunto Johnny ci ha provato però a rilavorare, come, perché ogni tanto effettivamente le volte abbiamo provato, non ci siamo mai incontrati se non dopo 10 anni, però abbiamo provato altre volte a fare dei progetti insieme. Al ragazzo di 20 anni non gli interessa lo stipendio, siamo noi che gli abbiamo inculcato che lo stipendio è il lavoro. Al ragazzo di 20 anni gli interessa di andare dietro ai propri sogni, di andare indietro alle proprie speranze, quindi se questo accade attraverso un'operazione del genere, ben venga. Tra l'altro con Rocco abbiamo un grande progetto di fare un laboratorio qua in Lucania, per cui insomma cerchiamo di farle queste cose. È molto difficile, perché se voi mi trovate, facciamo una scommessa, se voi mi trovate su YouTube, sui giornali, degli articoli che parlano di questa cosa, io vi pago, perché nessuno osa parlare di questo esodo dei ragazzi che se ne vanno, perché effettivamente è molto difficile da risolvere come problema, perché bisogna creare delle strutture particolari, avere delle invenzioni vere e proprie dove poter mettere a lavorare questi ragazzi, dove poter mettere a imparare questi ragazzi. È inutile fargli fare gli stagisti,
a 0 lire per sfruttarli e dopo 6 mesi prenderne un altro e poi un altro e poi un altro. Ormai hanno capito che non funziona così, anche loro non sono così deficienti da pensare che dopo 6 mesi hanno imparato un mestiere. C'è solo un esodo nostro, ma l'Italia ormai è diventata, come dire, una via, di un transito di passaggio. A conclusione dell'incontro, il direttore della Lucana Film Commission, Pari delle Porace, ha annunciato un nuovo bando per il sostegno alle produzioni cinematografiche in Basilicata dal valore di 200.000 euro, in continuità con la precedente misura Bando alla Crisi, che ha già visto diverse produzioni realizzare opere cinematografiche ed audiovisive nel territorio lucano, con l'utilizzo di maestranze locali. Funzionerà a sportello e permetterà di sondare il campo per poter successivamente ampliare i margini di finanziamento. Il nuovo bando permetterà di girare un lungometraggio, un corto, un documentario e tra le novità anche una web serie. L'avviso pubblico è già pubblicato in pre-informazione sul sito della Lucana Film Commission all'indirizzo lucanafilmcommission.it. La pubblicazione sul BUR è prevista per il prossimo 16 agosto e le domande a partire da quella data dovranno pervenire entro i 45 giorni dalla pubblicazione.